Ben ritrovati a tutti sul mio canale YouTube Dolce Non Solo Video Ricette. Carnevale si avvicina e allora non potevo fare una ricetta tipica di carnevale. Non so di dove è tipica, però si usa farla nel carnevale. Allora, gli ingredienti sempre nell'info box, andremo a creare una pastella, quindi uovo, zucchero e cannella, mescoliamo per bene e aggiungeremo la farina poco per volta, così mischiamo un po' e poi aggiungeremo l'altra. È molto semplice da realizzare questa pastella: metteremo del latte tiepido e mescoliamo e alterniamo un po' la farina e un po' il latte, così andiamo sempre a creare quella cremina. Ho aggiunto mezza fialetta di rum, ma anche quello è a piacere, potete anche non metterlo. E poi metto il lievito, però il lievito l'ho mischiato con un po' di bicarbonato, perché io sinceramente evito sempre di abbondare con i lieviti. Taglieremo le mele, io le lascio intere con la buccia, e poi con un coppa pasta per biscotti vado a togliere la parte centrale, e quindi andiamo a creare questa ciambellina, diciamo. Ragazzi, intanto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, e poi metteremo il limone, proprio per non far diventare nera la mela. Immergiamo le fette nella nostra pastella, olio ben caldo, e andiamo a creare le nostre ciambelline. Ma ragazzi, io non vi posso descrivere il profumo di cannella che si sente. Sono veramente veramente molto molto buone, e poi secondo me ricordano anche un po' le nostre nonne, le nostre mamme, perché comunque è una ricetta abbastanza antica questa. Poi vado a immergerle nello zucchero. Anche lì potete anche mettere un po' di cannella nello zucchero, ma io ho abbondato nell'impasto, quindi ho preferito mettere soltanto lo zucchero. Ed ecco qui le nostre ciambelline di mela. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like, che è molto importante. Anche un cuoricino nei commenti è molto importante, ripaga tutto il lavoro che faccio sempre per voi. Quindi non rimane che dire che questa ricetta è buonissima! Ragazzi, seguitemi anche su Instagram, Gianfranco_ManuGuerra. Io vi aspetto sempre qui sul mio canale per una prossima e buonissima video ricetta. Ciao a tutti, ammucamo!